www.containerradio.it. Siamo con Leiner al premio Beatrice. Beh, secondo anno, che bello. L'anno scorso eri qui con i Dear Jack, quest'anno ci ritroviamo da solista invece. Esatto. Vabbè, comunque ci sono entrambi i casi. Sì, chi l'anno prossimo chi lo sa con chi entro con mia madre. Non lo so. Sì, quest'anno ci sono stati un po' di cambiamenti in positivo, perché poi alla fine lavoriamo comunque entrambi, ci divertiamo. Mi hanno proposto di fare questa serata e siccome l'anno scorso mi ero trovato particolarmente bene e in più è per una causa molto importante, ho detto come possono rifiutare. Poi siamo in Veneto, a Verona, io sono di Vicenza, certo. Quindi insomma siamo vicini di casa, esatto. Senti, un po' tutti ci chiedevamo però che cos'è successo con i Dear Jack. Cos'è successo? Non è successo in realtà nulla di grave, io la metto sempre molto sul piano artistico che sul piano personale, perché sul piano personale li ho sentiti anche ieri e siamo ancora molto legati. Sul piano artistico avevamo delle esigenze diverse, dovuti semplicemente ai nostri due percorsi, avevamo due percorsi molto diversi e due obiettivi altrettanto diversi, quindi siccome entrambi necessitavamo di esprimere il nostro vero potenziale, abbiamo deciso di dividerci, dividere le nostre strade artistiche, diciamo. Quindi a questo punto a che cosa stai lavorando, Leiner? A questo punto stavo lavorando agli esami di scuola che ho finito questa settimana anche con buoni risultati, quindi sono un sacco felice. Adesso mi concentrerò su Leiner, ma ci vorrà un po' di tempo perché siamo in un periodo musicale un po' difficile e ho bisogno di riflettere bene su come cercare di fare la differenza, provarci insomma, almeno differenziarsi dalla massa, questa è la difficoltà al giorno d'oggi in generale. Sì. Quindi comunque sicuramente ci riuscirà. Sicuramente ci riuscirò. Sto cercando di capire il modo, la strada giusta. Recentemente sei stato anche giudice a un contest televisivo legato proprio al premio Beatrice, stiamo parlando di Next Generation. Come si sta dalla parte di chi giudica? Ma sicuramente io dal primo giorno ho detto che non ero giudice, la cosa che, di cui ero felice era di portare una mia esperienza, perché comunque sul palco c'erano dei ragazzi giovani che, con cui condivido i sogni, perché comunque avevamo gli stessi sogni, e quello che potevo dire era: cavolo, io ho vissuto un po' di esperienza piccola, abbiamo la stessa età, mi fa piacere condividere con me quello che ho vissuto. Quindi questa è una cosa che è molto piaciuta ai ragazzi, quindi tralasciando l'idea di giudice e dover giudicare, anche se la maggior parte lasciavo agli altri, le persone più adulte, io potevo dire la mia opinione e la mia esperienza, cosa che mi è piaciuta tanto. No, infatti io ho assistito anche alle finali, devo dire, una qualità eccellente, veramente. No, davvero, poi c'erano dei ragazzi veramente bravi e stimolanti, e tra l'altro veramente fare il giudice in certe situazioni in cui sono tutti bravi, ma cosa gli vuoi dire? Dopo, la cosa bella di questo mondo è che al di là dei talent, che tutto, ognuno poi c'ha la sua strada, c'è gente che diventa famosa tramite il web al giorno d'oggi, tramite i talent, cioè poi alla fine un no su un talent non vuol dire un no per la vita. Sì, è una cosa relativa. Esatto, è una cosa che hanno imparato tutti ormai, dai. Leiner, quindi prossimamente sentiremo sicuramente ancora parlare di te. C'è magari qualche singolo che sta per arrivare? No, in questo momento no, però sto lavorando tantissimo. Adesso mi sono fatto anche uno studietto a casa e sto lavorando veramente tanto. C'ho altre proposte per altri progetti che vi svelerò appena saranno concreti, certo. Anche magari non totalmente inerenti al percorso discografico. Speriamo, dai, di fare grandi belle cose. Noi staremo informati, ovviamente. Anzi, per stare informati, come sempre ti chiedo anche come fare. Sempre sui miei social network, quindi Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, perché ha il mio numero e quindi certo, vi terrò informati sicuramente. Grazie mille. E poi anche di persona, insomma, se mi vedete per la strada ve lo dico. Grazie mille. Gentilissimo come sempre. www.containerradio.it